Il punto della situazione del mercato mondiale del turismo digitale. La prima giornata di BTO 2015, la borsa fiorentina che da 8 anni raccoglie la fortezza d'Abbasso, le idee sul turismo che verrà, inizia con i numeri sull'andamento globale presentati da Philip Wolf, fondatore nel 1994 di Focusrite, ad oggi prima risorsa internazionale per viaggi e turismo. Un focus nella rivoluzione veloce del marketing digitale, su come si evolve la domanda e l'offerta nei vari mercati nazionali, con che esistono di pregio, come quelle elaborate in Canada dalla compagnia aerea WestJet, che 2 anni fa, a Natale, fece un'accurata operazione di guerriglia marketing, recapitando a 250 passeggeri del volo Toronto-Calgary i regali richiesti dagli stessi alla partenza. Un'azione dai costi esigui, ma da grande ritorno commerciale ed economico per il brand Canada. E l'Italia cosa deve fare per tornare ad imporsi sul mercato internazionale? Brand Italia is an amazing brand. Il brand Italia è stupefacente, impossibile da ricreare da altre parti del mondo. Gli operatori turistici italiani sono coscienti di avere un asset di prestigio, ma devono evolvere le strategie di marketing perché ogni anno oltre 1 miliardo di turisti viaggia nel mondo e se non viene in Italia può decidere di andare a Dubai o in Vietnam. L'offerta deve perciò rinnovarsi e chi l'amministra deve essere in grado di attuare politiche organiche e lavorare sodo, perché anni fa l'Italia era il brand numero uno, ma ora deve rientrare nella competizione mondiale e rispondere.